altro ti aspettavi da un tramonto a basso costo come questo? E se per caso mi distraggo e siedo sul telecomando per cambiarti e per immaginarti ancora sotto le lenzuola del mio letto? Quanti incendi provocati con degli accendi di scarichi, le nostre vite in streaming, gli incidenti in motorino per scappare dai gabbiani, dai tuoi occhi malinconici partivano le rondi, senza avere le istruzioni per montare quel domani che è passato, senza fare prigionieri. Ed è per questo che mi fissi 90 chiodi sulla schiena per appenderci le frasi inflazionate dei poeti. Siamo risorse da impiegare prima che sia troppo tardi, e mi domandi se rispondo ai messaggi che ti ho mandato con gli sguardi. L'orizzonte si nasconde dentro palazzi di 8 piani, tutte se ne sono torri di centrali nucleari. E sarà come attraversare sulle strisce pedonali di Agroda per scalzi, che non vedi fare gli altri e ci portali con noi forse come fossimo immortali, con i denti morti e strappi di ogni gradi, militari e non perdoni, se le volte ha fatto piove per cercare a fare Dio, non lo so neanch'io chi sono io. Dall'altra parte dell'oceano, e tu non hai sentito, non ti ho citato frasi disconnesse, mentre scaricavo foto dal transesso e ti dimenticavo. Ti ho urlato aspettami dall'altro marciapiede di una strada, ma poi ti hanno avvistato su una fila trafficata di parole ritoccate. Cos'altro ti aspettavi da un soggiorno già scontato in questa vita a tiratura limitata, come le notti che ho passato ad attenderti nel letto, a rigirarmi nel mio letto.